Per quanto riguarda l'Associazione Nazionale Le Partite IVA Italia. E prima però di dare inizio ai lavori vorrei ringraziare intanto la presenza dell'assessore Brahi, l'assessore Maggiore se n'è andato e quindi magari un saluto da parte tua e poi magari aspettiamo anche il sindaco. Prego assessore. Buonasera a tutti e bentrovati. Questa sera sicuramente qui affronteremo qualche problematica, giusto? Sì, che sì, riguarda sì, un po' le partite IVA. Il momento che stanno vivendo non è un momento dei migliori. E però, come dicevo prima al dottor Angelo Petrelli, non bisogna arrendersi, quindi bisogna guardare avanti e guardare avanti con fiducia e con speranza. Quindi noi siamo sempre pronti ad andare avanti e a lottare per il nostro territorio e per le nostre partite IVA. Grazie assessore. L'importanza dell'amministrazione in questi incontri è fondamentale, perché non è scontato, anche su inviti personali, che l'amministrazione sia qui. Questo è un incontro, ripeto, provinciale per quanto riguarda le partite IVA, quindi ringrazio l'assessore Brahi e l'amministrazione al completo, perché sono sempre vicini alle nostre problematiche delle partite IVA, ma non solo. E l'essere presente dimostra anche questo, quindi ancora una volta complimenti e grazie. Ma complimenti li faccio a voi tutti quanti, perché in questo momento potete stare da qualsiasi altra parte, però avete scelto di essere qui sotto mio invito e questo veramente vi fa onore, oltre che ringraziarvi da parte mia, ma anche perché sono sicuro che in noi c'è qualcosa che vogliamo cambiare o che vogliamo quantomeno mettere a posto. E con la nostra associazione stiamo facendo anche questo. Io faccio, permettete di fare complimenti, perché è la prima in pubblico che facciamo, ai nostri coordinatori locali. Quindi ho visto Nicola Rizzo, prego, per esempio qua, Nicola Rizzo, grazie, vieni qua. Lui è il vice coordinatore provinciale, nonché coordinatore locale per quanto riguarda Corigliano. Grazie Nicola. Poi abbiamo Gianluca Carluccio, prego Gianluca. Lui è il coordinatore di Poggiardo, locale di Poggiardo. Poi c'è Daniele Doraldo, che è il coordinatore locale per quanto riguarda San Donato di Lecce. Questo perché stiamo cercando di strutturarci a livello proprio capillare, perché un'azione forte sul territorio è quello che fa la differenza. Poi, come associazione nazionale,
Ovviamente è chiaro che poi ci illustrerà il vicepresidente Angelo Petrelli tutte le azioni che stiamo portando avanti, però come ben sapete ogni provincia, ogni paese, ogni regione ha le sue caratteristiche e ha le sue problematiche e quindi è giusto avere un'autonomia provinciale e strutturarci in maniera tale che poi il centro coordinamento ci può dare le direttive e anche supportarci. Voglio anche ringraziare Davide Fazzi, che è il nostro legale per quanto riguarda il coordinamento provinciale. Quindi, detto questo, adesso voglio passare la parola intanto al nostro vicepresidente nazionale Angelo Petrelli, che viene da Capitale Fonti. Quantomeno un applauso perché se lo merita. Altri complimenti voglio fare alle altre associazioni che ovvero stanno qua, a Roberto, a Domenico e che sono qui presenti, perché questo, come abbiamo scritto sull'invito, fare squadra è l'unico modo, soprattutto per le partite, ma non solo, di uscirne fuori in qualche modo. Quindi faccio complimenti anche a voi, grazie ancora. Prego, vicepresidente Angelo Petrelli. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Complimenti e grazie per la location che ci ha gentilmente offerto e ospitato questa sera. Io ovviamente ringrazio tutti quanti voi, ringrazio le autorità locali, ringrazio Fabrizio e quanti in silenzio hanno lavorato in questi anni con Fabrizio, da 3 anni ormai, forse anche più. Ci conosciamo, lavoriamo da tempo e quindi lottiamo per le giuste cause. La nostra associazione è nata in tempi non sospetti, è nata prima del Covid per le gravi conseguenze economiche che noi stavamo attraversando, poi ci siamo trovati di fronte il Covid, abbiamo dovuto affrontare anche l'emergenza Covid, quindi l'emergenza sanitaria, ora ci arriva anche quest'altro colpo che noi abbiamo sempre ritenuto fosse mortale più dell'emergenza sanitaria. L'abbiamo sempre sostenuto in tutti gli incontri che noi abbiamo fatto a Bari, a Roma, abbiamo fatto oltre 150 manifestazioni in tutta Italia, al di là poi di quelle regionali. Permettetemi di fare un passaggio sull'associazione nazionale. Allora, l'associazione nazionale è strutturata con dei coordinamenti regionali, provinciali e locali dove sono nati. Alcuni hanno delle pecche, altre regioni sono molto più forti, altre meno forti. Stiamo cercando di raggruppare quante più associazioni possibili intorno a questa casa comune per fare fronte alle esigenze proprio delle partite IVA, perché ne va di mezzo della nostra sussistenza, della nostra stessa vita, della nostra identità, della nostra dignità, perché anche questo purtroppo ci hanno tolto. Noi parleremo e parliamo e abbiamo sempre parlato con le istituzioni, perché sono loro, come dire, con le quali ci dobbiamo comunque confrontare, non è che alziamo dei muri, anzi, nella maniera più assoluta, sono proprio le istituzioni che ci devono sostenere e la nostra presenza, quella di queste associazioni, è proprio il sintomo di una mancanza delle istituzioni, di una mancanza di attenzione delle istituzioni verso un mondo produttivo, verso un popolo produttivo, che è quello delle partite IVA, che poi sorregge tutto. Siamo noi che paghiamo gli stipendi, siamo noi che paghiamo, come dire, lo Stato sociale, e quindi cadendo le partite IVA è chiaro che tutto il sistema economico può collassare, e noi siamo certi che se non succede nulla questo accadrà. Non abbiamo, non c'è molto tempo da dedicare a queste cose, quindi bisogna prendere dei provvedimenti urgenti, e noi non siamo nelle piazze per sventolare le bandiere, urlare, gridare, fare, ma noi siamo propositivi, cioè nel senso che noi diamo dei suggerimenti, delle proposte per aiutare le istituzioni ad aiutarci, e noi vogliamo fare gli imprenditori, il nostro compito è quello di fare gli imprenditori, non di fare i politici. Legato per troppi anni a delle persone o a degli politicanti che tutt'altro hanno fatto che gli interessi delle attività produttive.
Detto questo, io ricordo sempre una cosa, qua non voglio, come dire, demoralizzare nessuno, ricordo sempre che comunque molti hanno dato tanto per queste battaglie, molti nostri colleghi hanno chiuso le attività. Molti nostri colleghi hanno chiuso delle attività, molti altri colleghi purtroppo hanno fatto un gesto estremo, quello di suicidarsi. Ma questo è sintomatico di un tessuto non più, come dire, coeso, di un tessuto, ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, perché no, andiamo e troviamo le porte chiuse, andiamo e non ci aiutano, invece di aiutarci ci creano difficoltà. Quindi il concetto è questo, poi magari ci rendiamo conto che esistono, come dire, dei disegni, no, che vanno al di là di un confine nazionale, no? Quello di magari affossare il Made in Italy, quello di chiudere le piccole e medie imprese perché siamo incontrollabili, abbiamo una tassazione che arriva, no, non ve le devo dire queste cose, le sapete, le viviamo sulla nostra pelle giorno per giorno. Purtroppo sembra proprio che si sta andando verso questa meta, il turista viene qui in Puglia, no? Magari in Italia non per il McDonald's, ma viene per l'artigianato, per la qualità, viene per questo, non viene, ma ci vogliono unificare ai paesi anglosassoni, ci vogliono unificare ai paesi del nord Europa, perché questo sembra dai dati sia il disegno, ma noi ci vogliamo opporre a questo, perché la nostra tradizione è questa, le piccole e medie imprese, l'artigianato, la piccola bottega, è la nostra tradizione, ci stanno distruggendo i nostri sogni, perché dietro la partita IVA, quegli 11 numeri, ci sono delle famiglie, ci sono dei figli, ci sono dei sogni, c'è la vita stessa dell'Italia in sé per sé. Noi a questo riguardo, come dire, bandiere, ma abbiamo, come dire, fatto delle proposte, sia quando è stato il discorso del Green Pass, che abbiamo sempre sostenuto che il Green Pass non è uno strumento, non è mai stato uno strumento che ha aiutato l'economia, quando mai una privazione di un qualcosa può aiutare l'economia, cioè è inconcepibile. Poi insomma ci hanno dato ragione, forse un po' troppo tardi, però vabbè. L'energia elettrica anche qua è un altro colpo che noi abbiamo subito, stiamo subendo, molti hanno rinunciato, molti hanno chiuso, molte attività hanno avuto delle alternative, vogliono far pagare alle attività produttive questo passaggio al green che ha i suoi tempi, l'eolico ha i suoi tempi, le energie alternative hanno i suoi tempi, ma noi non possiamo aspettare questi tempi, non abbiamo tutta questa autonomia, per cui noi abbiamo fatto una lettera al Presidente della Repubblica, al Presidente Meloni, ai capigruppo di tutti i partiti di maggioranza e di opposizione, affinché possano farsi portavoce delle nostre istanze, perché noi abbiamo delle esigenze immediate, urgenti, non possiamo aspettare all'eolico, non possiamo aspettare alle energie alternative, ai pannelli solari, perché ci sono dei tempi, va benissimo, ma lo si può fare in tempi, come ho detto a Bari, di tranquillità, di serenità, lasciatemi passare il termine, in tempi di vacche grasse, ma ora questo tempo non c'è più, per cui abbiamo chiesto immediatamente due punti che sono strategici, che è praticamente una moratoria totale, è quella del condono di tutte le cartelle esattoriali delle piccole e medie imprese. Questo per dare respiro ad un'economia, ma non è un interesse delle partite IVA, è un interesse del tessuto sociale, dell'economia, come dicevo prima, nel senso che nel momento in cui crolla un'economia delle partite IVA, crolla proprio l'economia locale in questo caso, o nazionale, perché si regge il PIL, voglio dire, le partite IVA lo producono, non c'è verso, non c'è verso. Quindi io vi evito la lettura di questa richiesta che noi abbiamo fatto, ovviamente i punti non sono solo questi due,
ci sono a questo progetto hanno aderito delle altre associazioni nazionali che io mi permetto di elencare solamente, e sono le imprese balneari concessione di posti barca, i pescatori, le partite IVA, gli agricoltori, la tragedia per gli agricoltori, dal caro gasolio ai fitofarmaci, e qua c'è un capitolo tutto a sé, nel senso che i poverini agricoltori si trovano schiacciati fra due colossi, si trovano tra gli ipermercati, la grande distribuzione e chi produce i fitofarmaci, loro stanno al centro, per cui sono schiacciati, il prezzo non lo fa più purtroppo l'agricoltore, ma lo fa la grande distribuzione. Quindi quando vedete le offerte agli ipermercati, non sono offerte che fa l'ipermercato, purtroppo è l'agricoltore che là si inginocchia. L'uva Italia oggi si vende a 6 centesimi lavorata, a 6 centesimi il chilo, qualcosa di allucinante. Stanno al collasso e scalpitano perché giustamente vogliono, come dire, che ci si muova, però è chiaro che in questi momenti così difficili bisogna, come dire, ponderare bene la situazione. Per cui gli agricoltori, poi ci sono gli ambulanti su area pubblica, gli artigiani, i ristoratori, altra categoria che ha sofferto tantissimo durante il lockdown, tutti hanno sofferto, ma i ristoratori, diciamo, più di molte altre categorie, anche le sale da ballo, sono tantissime quelli che hanno sofferto, e il personale sanitario e i cittadini. Queste sono le 11 associazioni che hanno firmato questo documento, poi lo metterò a disposizione, Fabrizio lo metterà a disposizione di tutti quanti quelli che vorranno. L'alternativa, questi punti li abbiamo chiesti subito, immediatamente, entro il 30 di ottobre. Ci hanno chiesto la gentilezza di spostarli di qualche giorno perché devono completare il quadro governativo, eccetera. Va bene. Avremo una conferenza stampa, credo il 2 a Roma, alla Camera dei Deputati, e noi abbiamo chiesto, come dicevo, immediatamente questi punti per dare, non dico ossigeno, ma quantomeno una speranza alle partite IVA, perché non dimentichiamoci che ci sta l'Agenzia delle Entrate che sta come il falco, ci sta i pignoramenti, le banche che chiudono le porte, è tutta una catena, è tutta una catena, siamo noi come dei vasi comunicanti, c'è tutto l'indotto di un problema serio. Noi abbiamo detto che se queste istanze non saranno accolte, noi bloccheremo il paese. La Sicilia è fortissima, molte altre regioni sono forti, si sono organizzate, sono già diciamo pronti, quindi ci sono i camionisti, gli autisti, i portuali, c'è tutto un humus sotto, c'è il fuoco sotto la cenere, come si suol dire, e quindi sono pronti. Noi ci auguriamo che questo nuovo governo possa accogliere queste istanze, perché veramente ne va di tutta la nazione, ne va del benessere di tutti quanti. Ovviamente c'è molto ancora da dire su questa cosa, è chiaro, io non mi dilungo perché mi rendo conto che l'orario, no, è quello, insomma, ci siamo, e quindi io non vorrei dilungarmi in questo. Posso solo dire di farvi portavoce di queste sensazioni verso i nostri colleghi, chi magari si vergogna ad essere presenti qui stasera, chi si vergogna ad esporsi, chi si vergogna a mettere la faccia, un po' per dignità, un po' perché magari non è abituato, però non c'è niente da vergognarsi, non bisogna vergognarsi. Io stesso ho problemi con Equitalia, chi non ha problemi con Equitalia? Tutti quanti abbiamo problemi, perché non ce la facciamo, perché alcune volte dobbiamo decidere se mangiare o pagare l'F24, siamo a questo paradosso, è qualcosa di allucinante, e per dignità noi non lo facciamo, per dignità non usciamo ad urlare, molti magari non escono, un po' per pigrizia alcuni, ma la maggior parte per dignità si vergognano a dire, non bisogna vergognarsi, perché le aziende che chiudono, gli imprenditori che chiudono, non chiudono per incapacità imprenditoriale, ma chiudono perché lo Stato ci fa chiudere, questa è la verità, è lo Stato che ci fa chiudere, non perché noi non siamo capaci, noi siamo capaci di creare prodotto interno lordo, siamo capaci, ma non ci mettono le condizioni con una tassazione quasi al 60% o poco più.
e invece le multinazionali, tutto appannaggio delle multinazionali, ci vogliono far chiudere alle ore 19. Però le multinazionali sono aperte 24 ore su 24. Non è possibile questa cosa, non è possibile. Io vorrei invitare il sindaco, l'assessore, le autorità a riflettere su un altro, come dire, chiamiamolo progetto, un'iniziativa, ecco. Io non so se sapete del Recovery Sud. Recovery Sud è una unione di oltre 200 comuni del sud Italia, perché l'Europa ha stanziato dei finanziamenti del PNRR al sud con una condizione, che il 60% dei finanziamenti che arrivano all'Italia, il 60% deve arrivare al sud. Non sappiamo perché ne arriverà solamente il 40%. Quindi è chiaro che c'è stata una levata di scudi di comuni meridionali che hanno detto, a un attimo, ma qua, come mai? Quindi io invito il sindaco a se vuole, lo metto in contatto con il sindaco della mia città, che è capofila di questa iniziativa, possiamo anche chiamarlo, nel senso che lui ha dato la disponibilità. In più invito, non lo so se questo comune fa parte del Cuore di Puglia. Cuore di Puglia è un altro raggruppamento di oltre 40 comuni pugliesi per promuovere i prodotti tipici locali. Non so qua qual è il prodotto tipico locale di Calimera, però io presumo che, no, soprattutto qui noi al sud, non ci mancano queste cose. Non è tantissimo, però, no, è quella luce, no, quel lumino che ogni partita IVA poi scaltra, riesce, come dire, a trasformare in una luce più grande. Però il discorso è quello il discorso è quello governativo, che noi dobbiamo puntare, perché è lì il focus, è lì che possono muovere i tasti giusti. Diversamente sarà difficile. Noi dobbiamo cercare di fare squadra tutti quanti, dobbiamo cercare di essere uniti, dobbiamo far sentire il fiato sul collo. A noi non interessa, ripeto, chi sta al governo, chi governerà, regione, comuni, provincia. Il nostro legittimi interlocutori sono le istituzioni e vogliamo parlare con loro. Scusate se mi sono dilungato, molte cose mi sono anche sfuggite, e quindi va bene così. Grazie di nuovo per essere qui presente. Grazie Angelo, anzi cogliamo l'occasione, se ci sono proposte in sala, anzi in questa bellissima attività, perché poi Angelo si fa portavoce con il nostro centro studi, che è su a Modena. Quindi tranquillamente possiamo proporre, quindi oltre a contestare, perché chiaramente le cose non vanno e quindi la nostra insoddisfazione ci fa contestare, però dobbiamo essere propositivi, perché è questa la differenza. Fra una persona o una partita IVA, chi che sia, che va a contestare e basta, e un'altra che oltre a contestare propone, c'è una grande differenza. Quindi io mi auguro che almeno da questa sera nasca qualche proposta. Quindi intanto poi invito il sindaco, ho visto l'assessore Campanelli, se può venire qua avanti, così dicono anche un saluto da parte loro, perché come dicevo prima sia Gianluca che Antonella, è fondamentale avere l'amministrazione e quindi le istituzioni al fianco delle partite, perché sono quelle due entità che lavorando assieme possono tranquillamente fare qualcosa per il paese e quindi da qui in avanti. Passo per te, sindaco, poi. Buonasera a tutti, tutto grazie a tutti per aver organizzato questo incontro, che è mio per tramite di anime, perché oggi, come sappiamo, nel sistema Italia l'asse portante sono le partite IVA, non le grandi ma le piccole, non le grandi industrie, non le grandi imprese con molti dipendenti, ma le singole imprese fatte da 1, 2, 3, 5 dipendenti, sono quelle che portano avanti l'asse Italia. Se crolla quel sistema, crolla sicuramente il sistema economico dell'Italia. Quindi non dobbiamo pensare noi alla Fiat o alle grandi imprese che possono essere quelli con il fatturato milionario, ma chi fattura giusto per, come ha detto Angelo, per mandare avanti la famiglia, per riuscire a sbarcare il lunario. E oggi tutte le partite si trovano in questa condizione, che è stretta in ammorso per le tasse, per le bollette. L'Ener, la luce è arrivata, dove è arrivata? Il gas è arrivato per 3, per 4.
i costi produzione ovviamente sono impennati. Se una, costa, se una cosa prima costava 1 euro, adesso in uscita costa già 1,80 euro, perché devi metterci tutti questi costi al contorno, che sono i costi fissi, sono apocalittici. Quindi che succede? Lo Stato, il governo deve fare qualcosa. Io sono totalmente d'accordo con quello che hai fatto presente tu, perché io spero che questo nuovo governo, sono fiducioso, facciamoli lavorare, ci sono delle persone nuove, io sono fiducioso che, e spero che facciano qualcosa di buono, perché secondo me, ci credo e spero che facciano qualcosa di buono per le piccole aziende, che sono quelle che portano avanti il sistema. Se cade il sistema, se cade le piccole partite, cade il sistema, questa è l'Italia, noi non ci rendiamo in giro, non siamo nelle mani di pochi, ma siamo nelle mani di tutti noi. E sono totalmente d'accordo anche con quello che hai detto, chi ha una partita IVA oggi si alza la mattina e crede in quello che fa. Quello è sicuro, non credo che ci sia qua dentro una partita IVA che non si alza la mattina alle 5, 6, 7 e, non lo fa con piacere, perché sicuramente lo vedo che lo facciamo tutti con piacere, e non crede in quello che fa. Quindi se noi gli diamo un incoraggiamento, diamo incoraggiamento non solo economico ma anche morale, e riusciamo ad andare tutti quanti avanti insieme. Questo è il mio pensiero. Sì, questo è l'obiettivo. Istituzioni e società civile. Noi come amministrazione, con Antonella Brei, che è la delegata per questo attività produttiva, ci impegniamo quotidianamente, lei lo vedo e lo sa, ci vede insieme quello che cerchiamo di fare, che facciamo per un millimetro, per un centimetro, è quello che riusciamo a fare. Però spero anche che, come giustamente le idee portate avanti da Angelo dai livelli più alti, abbiano qualcosa al contorno, perché cioè, qualcosa devono farlo, devono cercare di abbassare le bollette, cercare di diminuire le tasse, altrimenti questa è una situazione di emergenza, non possiamo stare 6 mesi così, non ce la facciamo. Quindi grazie di tutto e ripasso la parola. Grazie a te sindaco, chiaramente anche lui la parte IVA e penso che si sente, voglio dire. Oltre poi alla partita produttiva, sì, è certo Angelo, qui le partite IVA sono quelle che mantengono alto l'onore, sempre. Sì, Presidente? Sì, intanto voglio un attimino sentire anche l'assessore Campanelli, perché oltre alle attività produttive le politiche sociali vanno di pari passo, secondo me, quindi vogliamo sentire anche il tuo pensiero, assessore, così grazie intanto per essere venuto. Io vi ringrazio dell'invito e buonasera a tutti. Per tramite dei colleghi, le vicende che appartengono alle partite IVA non le vivo personalmente, perché non faccio parte di questo gruppo. Io quello che posso dire però è che credo tantissimo, così penso molti di noi, soprattutto voi, ma anche al di fuori di questa stanza, nelle partite IVA, nell'imprenditoria, e questo lo dimostriamo perché abbiamo iniziato un percorso di formazione imprenditoriale nelle scuole. Io ho la delega alla pubblica istruzione e nelle scuole abbiamo iniziato la formazione per i nostri bambini, a farli diventare anche loro imprenditori. Certo, se la situazione è questa abbiamo anche difficoltà, no? A essere credibili, quindi sistemiamo questi problemi, cerchiamo di veramente di arrivare a una soluzione, perché essere imprenditori è bello ed è anche un arricchimento per il territorio, per noi stessi, e tante volte ci può essere il bambino che non sogna di diventare dottore, avvocato, ma che sogna di avere un negozio di fiori, quindi va bene, venga, no? Questa coltivazione di questo pensiero. Quindi vi ringrazio e vi do un in bocca al lupo, perché so che i problemi sono tanti. Grazie. Grazie a te, grazie a voi, un applauso all'amministrazione, grazie ancora, perché sono, ripeto, sottolineo questo passaggio perché è importante, sono sempre al fianco nostro e si respira, perché non avere un dialogo o... Siamo uniti, è importante essere uniti, è importante crescere nel territorio. Anche fino ad oggi vi confermo che stiamo pressando, oggi abbiamo scritto a Rompelli, ieri mi sono sentito con loro Brigida, stiamo sul pezzo, siamo in emergenza, noi dobbiamo bloccare questa emorragia. Se non verremo ascoltati, se non verremo accolti, se non verrà fatto un tavolo dove avremo delle soluzioni imminenti,
saremo costretti ad agire per la salvaguardia del nostro futuro, delle nostre imprese. Ormai da 30 anni che il nostro paese non cresce più, abbiamo i salari, l'unico paese che i salari sono fermi a 30 anni fa, non riusciamo più a crescere. E bisogna sperare che questo governo nuovo, fatto da una donna, abbia il coraggio di fare quello che altri non hanno fatto. È ora di non nascondersi più dietro un dito, è ora di toccare argomenti tabù, dall'immigrazione al reddito di cittadinanza, alla produttività delle imprese, al cuneo fiscale. È ora di toccare tutti quei tasti che la politica non ha mai voluto toccare, perché a volte scomodi, perché a volte è difficile da concordare con gli altri paesi, ma chiederemo a tutti i partiti, specialmente a questi nuovi, per la prima volta di fare un passo di lato e mettere davanti l'interesse del popolo. Perché ne sta andando del nostro futuro, ne va del Made in Italy, le città si stanno svuotando, i paesi hanno sempre più vetrine con scritta Fittasi, Locasi, Cedesi. Questo caro energia è colpo di grazia, veniamo da 3 anni di pandemia e dobbiamo per forza reagire, o se no non lasceremo i nostri futuri, il futuro dei nostri figli in mano a dei grandi multinazionali, a dei grandi discount, a dei fast food e tutto quello per cui i nostri genitori hanno lottato, i nostri nonni che hanno fatto grande l'Italia con il Made in Italy. Sarà reso vano. È importante quindi che vengano riunioni come quelle che state facendo voi, come quella che ha fatto Fabrizio, come quelle che sono state fatte in Puglia, che facciamo ad Alessandria, che facciamo a Torino, in Sicilia, in tutta Italia, perché ormai siamo in tutta Italia. È giusto difendere le nostre tradizioni, è giusto difendere la nostra identità, perché è quello che vogliono cambiare. Va bene un'Europa, ma un'Europa che rispetta l'identità nazionale dei propri paesi. Noi siamo un paese del mondo, ma siamo diventati la Cenerentola d'Europa e non possiamo più accettarlo. Grazie, grazie Presidente, grazie. Angelo, noi ti invitiamo qui, so che tu sei di casa, in Puglia, vieni spesso, per cui la prossima volta sei già invitato in questa location bellissima che ti ho già mandato delle foto, va bene? Sì, non la svuotate perché è difficile, svuotare. Grazie Angelo, grazie per il tuo contributo. Grazie, un abbraccio, grazie buona serata. A tutti quanti voi per la partecipazione, grazie per tutto quello che fate e ringraziate anche il sindaco, tutte le persone che sono lì. Grazie, grazie di cuore. Grazie Angelo, grazie, grazie. Sì, lui è nato in Sicilia, quindi è siciliano, una famiglia siciliana, poi si è trasferito a Modena. È un commerciante di ortofrutta, per cui vende prodotti in Olanda, Spagna, Germania, per cui sente proprio questo problema forte, per cui lo vive come tutti quanti noi. Prego Fabrizio. Se qualcuno ha voglia di dire qualcosa, siamo aperti, domande, chiarimenti, proposte, siamo qui, altrimenti possiamo procedere in fresco, quindi come volete. Volevo soltanto sentire Nicola Rizzo, che è il mio vice coordinatore, e abbiamo lavorato sempre. Vieni Nicola, vieni lui un pochettino, si vergogna un pochetto. No, io mi arrabbio più che altro, okay. Perché sono un ristoratore, perciò abbiamo pagato solo per quella cosa là. Benissimo, se hai qualcosa anche da aggiungere, dottore, che abbiamo sentito. Sono d'accordissimo su quello che abbiamo parlato. Giustamente io dico sempre la questione delle istituzioni, che a volte ho la percezione che non ascoltano, ma non perché non vogliono ascoltare, ma perché non sono contro la politica in generale. Perché a volte parliamo con gente che non sa, infatti appena detto ho una partita IVA, mi sono rincuorato, giuro, perché pure in Corigliano stesso, non parlo con certi assessori, non hanno idea di cosa stiamo parlando, perciò è difficile pure confrontarsi con le persone.
quello è il problema, e basta. Fine, questo è il mio discorso. Grazie, buona serata. Ci sta tutto questo perché veramente, come dicevamo prima, il gioco di scuola è fondamentale, quindi in questo caso il coordinamento provinciale non è solo Fabio Zerbi, ma siamo tutti. Questo è fondamentale, quindi mi fa piacere che ogni volta vengano dicono da loro, perché dobbiamo essere tutti quanti protagonisti della nostra impresa, anche se noi in questo momento ci affidiamo a un marchio che è la parte IVA, ma ne abbiamo bisogno. Quindi questa è la pura e santa verità. Chiunque altro voglia si pone a noi, c'è posto per tutti, perché ha voglia di lottare. Solo questo dico, perché ha voglia di lottare, perché no, non dico nulla. Se qualcuno, ripeto, se qualcuno vuole dire qualcosa, aperti, prego. Sabine, me l'aspettavo, vai. No, io ho soltanto una domanda, e rispetto a cosa si può fare per coloro che devono pagare queste salatissime bollette che sono pre-chiusura. C'è un modo di contestarle o di in un certo senso congelare gli importi o pagare ciò che si era pagato negli anni precedenti, equivalente con la stessa produzione? Quindi si può fare qualcosa in merito? Intanto grazie Sabine, perché è giusto, come vedete, no, avere un confronto. Invito altri se hanno domande per confrontarci, perché da queste poi proposte possono nascere delle soluzioni. Posso rispondere? Buonasera, per chi non mi conosce, sono Maurizio Conversano, anche una partita IVA, commercialista, quindi chi è più di noi al contatto quotidiano con le partite IVA, le difficoltà che affrontano. Finora l'approccio è stato sbagliato, ma non perché si va a colpire un governo piuttosto un altro. Oggi si volta pagina, ma se non si cambia l'atteggiamento e si va verso la classe imprenditoriale, non si va a nessuna parte. L'imprenditore è visto sempre come chi evade, chi sfrutta, ma poi è quello di fare il prodotto interno lordo, cioè è dall'impresa si mantiene l'economia nazionale. L'ultimo esempio è quello del 200 euro, il bonus del 200 euro, è un'elemosina, 150 per chi poi va sotto i 20.000, sono assurdità. Basta vedere come è stato regolamentato, chi non ha versato contributi al 2020 è escluso, quindi significa tu stai danneggiando chi non ha avuto la possibilità di pagare, tutt'al più trova una formula per devoltargli una rata. Anche l'approccio con il Covid è stato devastante, sia per il Green Pass, ma anche per i modi in cui è stato affrontato. Tu, un'attività che resta ferma per 2 anni, tipo quella della ristorazione, tipo quella dei saloni da barba, tu devi congelare pagamenti, li devi escludere pagamenti. Che cosa è successo? Che chi ha rinviato il pagamento al post-Covid si trova oggi a pagare i contributi correnti e quelli pregressi. Per questo dico, se non si cambia l'approccio non si va da nessuna parte. Un'altra situazione che mi auguro possa essere affrontata a quel tavolo del 30 è quella della compensazione dei crediti. Cioè l'imprenditore viene chiamato a pagare, ben gli venga, il 30% di sanzioni se deve dare allo Stato. Se invece ha credito, può tenere il suo credito là congelato e aspettare che venga rimborsato dopo 4-5 anni o quando gli verrà in mente. Quindi ripeto, è l'approccio. Ci auguriamo che una presidente donna, che un governo che di per sé dovrebbe avere un occhio di riguardo, no? verso la classe imprenditoriale, possa portare quei benefici, possa portare. Perché finché c'è il DURC che mi chiede la regolarità contributiva e mi prende anche i miei crediti, quindi se io ho un credito non posso utilizzarlo per pagarlo al debito, significa che chi ci guida non ha le idee chiare. No, no. Riguardo quella richiesta, pare che nei programmi ci sia una rottamazione fino al 30 giugno del 2020, però è tutta in itinere. Ci auguriamo il nuovo governo ben rappresentata anche in questa parte del territorio, perché abbiamo un ministro, un sottosegretario, tanti parlamentari che possono, secondo me, essere
anzi, devono essere intercettati, coinvolti. Proprio qui dentro, prima della campagna elettorale, c'è stato un incontro con un parlamentare. Vanno sollecitati, perché dal prodotto interno lordo si vede il futuro, no, del paese Italia, dei territori. Riguardo all'amministrazione non mi esprimo, perché sono direttamente riflessivamente interessato, e con la curiosità di tutti, perché è quella la formula vincente. Poi riguardo a questa bella squadra, io faccio complimenti per quello che avete già realizzato. Un consiglio vi posso dare, se mi permettete, è quello di fare sintesi anche con le altre associazioni, perché se si riesce ad andare tutti insieme a battere i pugni, ho visto già 11 hanno aderito, questi pugni varranno molto di più. Grazie, scusatemi se mi di riferimento. Sì. Allora, rispondo un attimo al capo bollette. Allora, praticamente il nostro centro studi sta approntando, e credo che uscirà domani, dopodomani, la modulistica. Uno, fare la diffida al fornitore di energia elettrica e chiedere il rimborso, diciamo così, delle cifre eccedenti, quelle pagate rispetto all'anno precedente. Non siamo... Tutti i fornitori sono... Non siamo usciti prima con la modulistica perché mi è sembrato di capire che aspettavano una sentenza, non lo so, su cui fare riferimento, e quindi nel momento in cui c'è stata la sentenza, a quel punto poi si sono scatenati un po' tutti quanti per fare questa operazione qua, considerando che i termini tecnici l'avvocato qua mi può aiutare, che un accordo come non bipartisan, unilaterale del contratto può essere impugnato, può essere una cosa del genere. Riguardo la bolletta, la bolletta si parlava di un 50%, no? Senti, non lo so, il 50% aspetta, deve fare riferimento comunque al trimestre, a 2, 4, a 6, al semestre, sì. Dovrebbe essere. Però arriverà la modulistica, la diffida serve per non far staccare l'utenza, e poi magari... Ci sono cose che non si dovrebbero dire, ci sono anche altri sistemi. Sì, lo so. Vedo che ci sono altre vie per pagare la metà. Sì. Mentre per quanto riguarda quella... non parlo di... Sì, nel solco della legalità, ci mancherebbe. Della legalità. Per quanto riguarda invece questa proposta di cui vi ho parlato prima in maniera sommaria, diciamo così, quello che è stato fatto qua con le istituzioni locali lo abbiamo fatto anche in altri comuni, a differenza che in altri comuni sono arrivati anche, abbiamo invitato anche i neoparlamentari, perché questo documento, oltre a mandarlo ufficialmente al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai capigruppo dei partiti, per non allontanare la bottiglia sotto loro, l'abbiamo dato proprio ai parlamentari locali. E voglio dire, Lecce insomma, è ben rappresentata, no? Mantovano credo sia sottosegretario alla presidenza del consiglio, Fitto, no? Quindi alla regione Puglia avete pure un assessore dell'Inoci, e quindi voglio dire è ben rappresentata, per cui io suggerisco a Fabrizio di fare delle copie e darle direttamente a mano, perché nel primo consiglio dei ministri utile loro presenteranno tutti quanti in maniera unanime questo documento qua. È chiaro che noi poi abbiamo i nostri contatti a livello parlamentare, sia al Senato che alla Camera, che ci daranno ragione di questa presa di posizione dei parlamentari neoletti, almeno insomma quelli del Sud ci lasciano una mano, insomma, ecco, questo è quanto. Va bene, ci sono altre domande, ci sono chiarimenti da esporre, prego. No. Va bene così? Fabrizio, a te la parola per chiudere. Sì, allora intanto Andrea, prego, perché voglio ringraziare vivamente Andrea Iavarone che ci ha messo a disposizione
la location, quindi grazie ancora Andrea, come sempre disponibile quando chiedi qualcosa, quindi ancora grazie. E poi, come la pensiamo noi, Angelo, essere vicino alle imprese è anche questo, quindi potevamo farlo dappertutto questo incontro, abbiamo scelto una realtà locale. Oggi Andrea faremo vedere anche altre attività locali calimeresi e non solo, certo, anche tutta la provincia di Lecce, perché questo che noi vogliamo e questo che noi dobbiamo fare è portare avanti il nostro, la nostra impresa. Quindi ringrazio Angelo per essere qui, un applauso ad Angelo, lo dico con tutto il cuore, grazie. Complimenti a voi per essere qui e adesso possiamo tranquillamente rilassarci. E Andrea ci ha preparato qualche prepotenza, ringrazio Radio OK nella persona di Davide Tommasi che è sempre presente al nostro fianco. Grazie. E se vogliamo ci possiamo accomodare penso a quella parte, Andrea, giusto? Così facciamo. Un paradise, partita IVA e non tornerà. Hai voglia a far fatture ma l'occhio pagherò. Partita IVA e non tornerà. Per il fisco paradise è partita IVA e non tornerà. Se perché IVA è partita per un'isola sperduta oppure per Monte Carlo nessuno lo sa, o forse per Lugano